Sono venuto da queste parti 4 volte in meno di 2 anni e oggi ho deciso di documentare tutto. Il primo giorno ci svegliamo presto e da San Francisco andiamo verso sud, a Los Angeles. Ci aspettano 10 ore di viaggio. Ci sono 3 strade parallele che corrono da nord a sud. La 101, che è la più bella e la più vicino al mare. La 5, che è l'Interstate, e corre per migliaia di chilometri dalla California all'Oregon. E poi la 99, che è più a est. Decidiamo di prendere quest'ultima allungando un po' la strada per fermarci a Fresno. Ci fermiamo a mangiare un hamburger in un In-N-Out, un posto tipico californiano, una specie di concorrente del McDonald's. Michela vuole visitare una particolarità locale, un giardino sotterraneo costruito da un emigrato siciliano nei primi del Novecento, tale Baldassarre Forestiere. Partito con l'idea di sfuggire al caldo torrido del deserto circostante, questo forestiere negli anni ha costruito una serie di tunnel, grotte e giardini con alberi da frutta e viti. Oggi il suo resort è diventato un museo. Purtroppo il lunedì è chiuso. Così ci fermiamo a dire 2 parole davanti all'ingresso. Siamo davanti a... questi sono i giardini forestieri. Baldassarre Forestieri. Lui è nato nella seconda metà dell'Ottocento, è venuto qua in America e nei primi anni del Novecento lui iniziava a scavare la terra per creare una contrada sottoterra. Lui era uno che sapeva fare crescere gli agrumi. Sottoterra ci sono tanti pianti, tanti alberi che adesso ancora sono vivo. E lui ha detto una cosa molto bella. Lui ha detto: per creare una cosa quando si ha soldi è facile, ma per creare qualcosa bella è una cosa di importante quando non ci sono i soldi. Quello è veramente un capolavoro. Proseguiamo il viaggio. La vegetazione cambia e si fa più arida man mano che andiamo verso sud. Ci avviciniamo finalmente a Los Angeles e verso il tramonto vediamo i grattacieli downtown. Il secondo giorno ci alziamo presto perché alle 9:30 abbiamo appuntamento con il professor Federico Pacchioni, che ci ha invitato a suonare alla Chapman University. Ne approfitto per fare qualche ripresa dei dintorni della casa in cui stiamo. Il quartiere si chiama Westridge Hill ed è molto bello, direi esclusivo. Partiamo e ci dirigiamo all'università per la prima delle 3 lezioni concerto che faremo. La città di Orange non è lontana e in meno di mezz'ora siamo là. Arriviamo all'università. Il posto è molto bello, c'è una piazza centrale con tanti edifici. La Chapman è un'università privata che è stata fondata nel 1861 ad Orange, una città della California del Sud, la cui contea confina con quella di Los Angeles. È una zona ricca, con un clima caldo e secco tutto l'anno, a meno di 20 km dal mare. L'università ha più di 8.000 studenti e i suoi corsi spaziano dalle arti alle scienze al business. 3 gli appuntamenti della nostra visita. Una lezione sulla musica napoletana, un incontro sulla danza tradizionale e una lezione sulla musica regionale. La prima lezione sulla canzone napoletana.
abbiamo scelto di suonare 8 brani che vanno dalla Villanella del Cinquecento alle canzoni di Carosone, per finire poi con un pezzo di Nino D'Angelo. Michele introduce l'argomento e per cominciare suoniamo Se le femmine avessero la spada. Finita la lezione, Federico ci invita a pranzo nel ristorante sulla terrazza e ne approfitto per fargli qualche domanda sul corso di musica napoletana che tiene alla Chapman University. È un corso sulla canzone italiana e facciamo un excursus della musica tradizionale, popolare, sia del passato che del presente. È un corso di cultura e di lingua italiana dove gli studenti praticano le loro abilità linguistiche, sviluppano le loro conoscenze culturali, però il terreno comune è quello della musica popolare. E quindi ho pensato bene di invitare voi per fare due lezioni in realtà, una sulla musica napoletana di oggi e poi l'altra invece su musica regionale in senso generale in Italia, con assaggi di diversi pezzi di altre regioni. E questo certamente arricchisce moltissimo il corso, sia dal punto di vista delle nozioni, ma soprattutto anche dell'esperienza che gli studenti possono avere ascoltando dal vivo queste musiche che altrimenti non potrebbero conoscere. E gli studenti americani sono interessati alle tradizioni italiane, della musica italiana? Io penso di sì, e soprattutto quando gli si dà un assaggio concreto di queste musiche, quando conoscono persone che possono riprodurre queste musiche in modo fedele, in modo sentito, e possono dare anche loro il contesto culturale e storico che è necessario per poterle apprezzare. Quindi, se fatto nel modo giusto, con l'aiuto di persone come voi, allora sì, quello è un interesse che cresce sicuramente, come naturale. Allora ringraziamo Federico per averci ospitato, domani saremo ancora qua in questo bellissimo posto, grazie ancora e arrivederci. Torniamo a casa nel pomeriggio e faccio qualche domanda a Kelly, la padrona di casa. Le chiedo com'è nata l'amicizia con Michela, la mia compagna di viaggio. So Grace, my daughter Grace, who's a singer. Mia figlia Grace è una cantante e canta nella scuola d'arte locale. Grazie a una partnership con l'università c'è stata l'occasione di partecipare a delle lezioni di musica italiana. Mio nonno oltretutto era siciliana e noi amiamo l'idea di scoprire le nostre origini. Durante una lezione ci siamo messe a chiacchierare e da lì è nata la nostra amicizia. Kelly e suo marito Richard hanno 4 figli, Emily, Grace, Katie and Benjamin. Più tardi decidiamo di seguire tutta la famiglia che si reca a una cerimonia in un parco in memoria dell'11 settembre. Un coro prepara la canzone da cantare. For the run, for
A Grace è affidato il compito di aprire l'evento cantando a cappella l'inno americano. Torniamo quindi a casa con un bellissimo tramonto. La mattina successiva mi alzo presto, come al solito, il jet lag è ancora forte e più di tanto non riesco a dormire. E ne approfitto per fare qualche domanda a Grace, che ieri sera ha cantato e si sta preparando per andare a scuola. Voglio chiederle cosa significa per lei studiare musica qui a Los Angeles. È un'esperienza straordinaria, abbiamo dei professori stupefacenti qui a Los Angeles. Quest'estate ho partecipato a delle lezioni intensive con professori arrivati da tutto il mondo. Un lavoro intenso, ma sono cresciuta tantissimo. Quando usciamo splende il sole e rifletto sul fatto che a Los Angeles c'è veramente un bel clima, con il sole tutto l'anno. Verso le 9:30 partiamo per visitare un museo un po' particolare, le Watts Tower. Il posto è abbastanza vicino, sono solo 50 minuti di autostrada. Watts è una zona di Los Angeles popolata prevalentemente da afroamericani. È famosa per aver dato i natali al grande jazzista Charlie Mingus e per essere stata sede di una grossa rivolta della comunità nera nel 1966. Arrivando si vede in giro una bella povertà. Le case non sono certo come quelle di Westridge, dove abitiamo. Eccoci alle Watts Tower. Sono 9 sculture di ferro ricoperte di malta e sono l'opera di un uomo solo, tale Simon Rodia, nato in Italia nel 1879 ed emigrato negli Stati Uniti come muratore. Operaio di giorno ed artista di notte, Simon Rodia è stato un bel personaggio strano. Per più di 20 anni si è dedicato alla costruzione di queste torri utilizzando del materiale di recupero come piastrelle, vetri, conchiglie e qualsiasi altra cosa gli capitasse tra le mani, senza l'aiuto di nessuno. Quando ormai era diventato vecchio, il Dipartimento delle Costruzioni del Comune di Los Angeles voleva fare demolire le sue torri, ma si è formato un comitato spontaneo di cittadini che si è opposto ed ha intrapreso una battaglia legale per far riconoscere il loro valore artistico. Oggi sono un monumento molto visitato con un piccolo museo a fianco. Personalmente mi ricordano vagamente le facciate dei palazzi di Barcellona di Anton Gaudí. Entriamo a curiosare nel museo e scopriamo che la sua direttrice ci conosce già. Era venuta a sentirci a un concerto che abbiamo fatto l'anno scorso qui a Los Angeles. Alle 6 del pomeriggio ripartiamo per il workshop serale di ballo. Arriviamo in anticipo e gironzoliamo per il campus. C'è un ricevimento e un'inaugurazione di un nuovo murales all'ingresso di un padiglione. Un gruppetto suona della cumbia colombiana. Andando verso la terrazza dove si terrà il workshop, noto una serie di sculture interessanti, sparse per i vialetti. Alle 7 ha inizio il workshop. Ci sono una 20 di ragazzi e ragazze. Michela spiega i passi. Io suono l'organetto. Ci lanciamo in qualche ballo. Giovedì mattina andiamo a Chapman per la terza lezione sulla musica tradizionale italiana. Questa volta analizziamo le varie tradizioni regionali. Finito il workshop,
Faccio ancora due domande a Federico prima di ripartire per San Francisco. Voglio scoprire dove è nata la sua passione per la musica. Mio padre è compositore, musicista, e quindi sono cresciuto circondato dalla musica, e in particolare la musica popolare, tradizionale, in quanto mio padre, Giorgio Pacchioni, è costruttore di ocarine, musicista di musica tradizionale emiliana, e quindi cresciuto in quel contesto ho sempre avuto questo amore per la musica e l'arte tradizionale. Ecco. Michela l'ho conosciuta a Middlebury College e lavoravamo insieme là un'estate, e ho potuto vedere i suoi bellissimi spettacoli, laboratori che faceva di danza, e quindi è stato un incontro che non ho più dimenticato, e appena ho avuto l'opportunità di invitarla e condividere le cose belle che fa con gli studenti, l'ho fatto. E 2 anni fa è venuta a presentare all'interno di un evento, un simposio che abbiamo organizzato su rapporto tra musica e cultura qua nel nostro nuovo teatro dell'università, e ha fatto un bellissimo spettacolo che tutti ancora ricordano, e poi questo semestre abbiamo pensato bene di integrare una vostra visita nel corso sulla canzone. Grazie mille. Terminata la lezione concerto, scendiamo in macchina e attraversiamo di nuovo tutta l'immensa area metropolitana per andare verso San Francisco. Che dire, Los Angeles è una delle città più importanti del mondo. Incarna come poche altre il sogno americano, ed è difficile sintetizzare in poche parole le sue potenzialità e le sue contraddizioni. Da provinciale quale sono rimasto, io dico che non ci vivrei. È un posto duro che comunque ha il suo fascino, senza dimenticare che ha un clima bellissimo tutto l'anno. Passiamo un'ultima volta davanti alle colline di Hollywood e già stiamo pensando alla prossima avventura e alla prossima puntata. Thank you.